Questa mattina il sindacato Fincisl ha deciso di incontrare i candidati dei vari schieramenti per presentare un programma. Com'è nata questa idea? Ma questa idea nasce dal fatto che il solo parlare e non provare a mettere in concreto delle idee, quindi criticare l'operato senza però dire quello che noi vorremmo fare, è ovvio che non fa il bene a nessuno, né al paese, né tantomeno ai lavoratori che noi rappresentiamo. Quindi, visto che questo appuntamento rispetto a quelli passati assume una valenza più importante, perché siamo in una fase di evoluzione, siamo usciti da una grande crisi, ma non sappiamo ancora dove andiamo ad approdare e come si modificherà il futuro del lavoro, il futuro dell'economia. È ovvio che noi abbiamo il confronto quotidiano, perché il sindacato è quotidianamente dentro i luoghi di lavoro, abbiamo il confronto quotidiano con quello che è la realtà. Ed è una realtà che disegna un mondo del lavoro diviso in due parti, dove ci sono i lavoratori ovviamente che hanno delle tutele, che si sentono maggiormente garantiti, quando anche può essere garantito un lavoratore, sappiamo benissimo cosa succede quando ci sono le forti crisi, però nella normalità c'è praticamente una situazione di persone che invece hanno quotidianamente il problema di cosa succederà domani, perché un lavoratore somministrato, partiamo da questo, è un lavoratore che non riesce a progettare nulla, no? E quindi quando in una società hai un gruppo di persone che stanno ovviamente implementandosi e non riesci a progettare, è ovvio che significa che hai una società che non può operare normalmente. Quindi noi serve una società serena, no? Perché le società serene sono quelle in cui si è sviluppato questo paese. Parliamo degli anni 60, c'era tanto da produrre, c'era tanto da raggiungere, e le persone hanno dato, ma hanno dato perché avevano un obiettivo: migliorare quello che era la loro vita e soprattutto avere delle prospettive, creare futuro per i loro figli. Si parla di assenza di natalità, però l'assenza di natalità significa anche assenza di poter progettare. Come puoi permetterti di fare una famiglia se non sai domani cosa succede al tuo posto di lavoro? Quindi noi siamo ovviamente non per, cioè, per non capire cosa significa fare impresa, ci mancherebbe, ci siamo spesi per alcune modifiche, le abbiamo sostenute, come abbiamo detto, in quel cambiamento. Cioè, il fatto, io penso che se oggi la Fiat è in fase di traino ed in Italia ha investito quello che ha investito in questi ultimi anni, io credo che molto vada dato al coraggio della FIM di aver sostenuto magari questioni impopolari, ma che poi si sono rivelate utili e necessarie a mantenere un pezzo di Fiat per quello che è Fiat oggi, no? Io parlo di Fiat che poi invece no, non è più quella che, no, di 30 anni fa, è un gruppo multinazionale, le multinazionali iniziano a non avere più radici, e quindi quello che c'è oggi di FCA qua è sicuramente radicalizzato grazie alla FIM. Quindi, cioè, non è che c'è tantissime cose da fare, c'è la necessità di rendere il lavoro più stabile, quindi meno precario, questa è una parola d'ordine, la necessità di fare gli interventi ovviamente compatibili con l'economia complessiva di questo paese. Poi è ovvio che prima o poi bisogna anche sottolineare e tappezzare di manifesti che o riduciamo, per dire, l'evasione fiscale, che cuba il 15% del prodotto interno lordo, o ovviamente si potrà fare poco, però c'è la questione pensionistica che va ripresa e affrontata, cioè e monitorata per quello che è, cioè resa attinente alle attività che si svolgono. Lo so che ognuno pensa che la sua attività sia quella più usurante, però ad esempio qua nella nostra zona, in Canavese, lo ritengo uno scandalo l'esclusione dello stampaggio a caldo
dai lavori usuranti. È una battaglia che il sindacato sta tentando di fare dal 1990, è una battaglia senza fine, cioè l'esclusione continua a esserci e continua soprattutto a generare malattie all'interno dei luoghi di lavoro. Quindi un lavoratore che dentro queste attività non può seguire le anzianità di altri lavoratori in altri settori. Quindi c'è un'esclusione immotivata, ingiustificata e iniqua. Quindi noi abbiamo la necessità di fare in modo di portare avanti questi programmi. La migliore occasione erano queste elezioni politiche, la migliore occasione è confrontarsi con i candidati che verranno eletti nella nostra zona e ovviamente farli confrontare non tanto dentro un salotto ma con le RSU e i componenti del nostro direttivo, che sono poi ovviamente dietro hanno lavoratori, hanno famiglie, e per cui credo che questo confronto, che ritengo questa mattina sia stato molto costruttivo, sereno, sano, come ovviamente tradizione comunque nell'ambito della CISL, dove sicuramente quello che ci interessa non è tanto l'appartenere a una parte o all'altra della politica, ma soprattutto appartenere alla rappresentanza dei lavoratori.